Eccolo qua, tutti e tre qua. Ciao. Venga, adesso io vi mando tutti a bere il caffè. Beh, Emily, fatto bene lì. Abbiamo superato con l'utile lordo i 2 milioni e 9 di euro, e un risultato assolutamente soddisfacente dato dall'aumento del fatturato, dall'aumento delle vendite dei terreni e dalla diminuzione dell'indebitamento rispetto agli altri anni. Degli ottimi risultati soprattutto perché non abbiamo mai rinunciato a fare investimenti neanche nel 2022. La tenuta dei numeri dei treni, nonostante, come dicevo, le difficoltà dovute alle interruzioni tecniche della tratta per la Germania, abbiamo superato ancora la quota di 15.000 treni annui e soprattutto siamo riusciti a fare investimenti anche utilizzando i fondi del Ministero delle Infrastrutture. Per esempio abbiamo inaugurato qualche mese fa una nuova piazzola con i fondi del Ministero di oltre 1 milione di euro, che accoglie nuovi 42 stalli, e poi abbiamo terminato e la inaugureremo a settembre un'altra area logistica dell'autotrasporto che appunto sarà pronta tra qualche mese. Abbiamo firmato il progetto definitivo con le Ferrovie del terminale nuovo. Io spero di inaugurare la firma celebrativa a settembre con il 75° anniversario della ZAI, perché di lì partiranno gli appalti, le gare, e una volta terminati questi lavori siamo già nel futuro dell'Interporto. Potremmo arrivare a raddoppiare i numeri che oggi ospitiamo nell'Interporto. È un investimento che, ricordo, supera i 200 milioni di euro. Credo che il Consorzio, più di altri enti, la parte importante non sono i numeri, ma non perché non siano importanti, ma perché ci tranquillizzano, ma è la prospettiva che questo spazio e il ruolo del Consorzio avrà sull'impatto non solo urbanistico ma anche produttivo, logistico della nostra città, e quindi credo che l'interesse da parte della nostra amministrazione su questo ente riguarda proprio questa prospettiva futura che il Consorzio ha. Sì, è una realtà fortissima sul quale il territorio punta molto, quindi che ci sia un utile è una cosa che viene apprezzata, ma sicuramente l'interesse sarà anche per un domani, perché sappiamo Verona l'importanza che ha strategica per quanto riguarda il piano logistico non solo veneto ma nazionale, direi anche europeo, e quindi noi ci contiamo molto. Insomma, come provincia abbiamo sicuramente dei discorsi in atto che poi si realizzeranno con gli anni, e quindi è una realtà che è per noi importantissima. Noi ci dobbiamo dar da fare per quanto riguarda la viabilità, le strade e sicuramente gli interporti, il fatto che ci sia il tunnel del Brennero che viene avanti un po' progressivamente, chi parla del 27 o 2030, comunque sono date lì vicinissime, non è domani ma è dopodomani, quindi Verona deve trovarsi pronta a questa scommessa che vede appunto protagonista la città di Verona per tutto il territorio nazionale. È un corridoio, anzi abbiamo due corridoi importanti, quello del Brennero, quindi con la Germania e con l'Austria, e poi si arriverà anche al discorso dell'Ucraina, che si spera negli anni, insomma, finisca anche questa inutile guerra, e quindi l'Italia sarà promotrice anche della ricostruzione. Il tutto passerà da Verona, quindi una piazza per noi molto importante.